potrei uccidere per averle. Ah. Poi questo qua è un sample di Chicago. Come un sample? È un sample, infatti. Fate vedere questi sample, un po' di Scegliene una e te la regalo di questo stand. No, sto cambiando idea. Buongiorno, siamo al Kikit di Torino. Siamo appena arrivati, preso il treno da Milano, siamo gasatissimi, vi faccio vedere lo spazio intanto. Qui ci sono tutte le persone che stanno aspettando di entrare. Guardate quanta gente si sta iniziando a riempire. Tu sei gasato? Fa vedere. Ciao raga, grandi. Io direi che possiamo già iniziare ad entrare e vedere i primi stand. Ok, ci siamo. Questa è l'entrata e questo è come rende l'evento da dentro. Incredibile. Direi di iniziare da uno dei primi stand e farli tutti in ordine. Allora, vediamo qua un sacco di Jordan, dal Jordan 4 alle più classiche Jordan 1, Sean Waterspoon, qualche New Balance 550. Credo che questa qui sia l'entrata ufficiale per le persone. In realtà non lo so, sembra tipo un mini museo. Sneakers Expo si chiama. Ok, qualche Air Easy, giusto così, mini flex. Ne abbiamo una, due, tre Zen Grey. Queste qua non le avevo mai viste dal vivo. Classiche Chicago del 2015, che tra l'altro ho visto che riusciranno a fine quest'anno, fine 2022. E a fine giornata me le regalano, mi hanno detto. Potrei uccidere per averle. Ti giuro che ci sono rimasto malissimo che ho perso la raffle quest'estate. Le hanno vinte tutti tranne me. Cosa abbiamo qui? Sempre un sacco di sneakers. Un sacco di Sakai. Queste qua sono il mio grail. Le voglio da un anno, da quando le hanno annunciate. Hanno giusto un paio. Ammazza, mi fate rosicare così però, ragazzi. Abbiamo una Villon autografata. Meetup, cioè pop-up a Parigi. Questo qua è un sample di Chicago. Come un sample? È un sample, infatti. È stata fatta per una persona in particolare. Sono del 2020. Quindi neanche 2017. Questo è sempre un sample, però sono del mio amico, quindi... Come fate a vedere questi sample? Un po' di... Okay. Vabbè, le parra Friends and Family. Ah, Friends and Family, giustamente. Sì, sì, sì. Queste qua sono bellissime, raga, madonna. Portacarte di HarperCollins. Portacarte. Maglie... Questa. Abbastanza normale. Ah sì, quella lì è l'apertura dello store. Per il pop-up store quando aveva fatto l'apertura. Ce n'è un'altra che è edizione limitata, aspetta qua sempre di off. Questa è in collaborazione con Louvre, questa... Super artistica, esatto. Cavolo. Non la trovi facilmente. Poi per il resto maglietta abbastanza normale. Quant'è che viene questo? Quella l'ho messa forse un paio di volte, sui 2,50 la faccio. Onesto. Però è introvabile. 2,50, mentre l'altra che invece hai vedere? Quella di Porto Cervo? Sì. Questa qua sui 200. Vabbè, neanche troppo, sai, pensavo peggio. Scusa, i te quanto stanno? 2,50. Infatti. Sì, sì. Ma perché sì, sono usate? Sì. Questa è già un po' di più rispetto all'altra. Altro brand, Amorette. Amorette te. Dream until it's your reality. Loro mi sa che le personalizzano. Ciao ragazzi. Grande, bro. Vuoi raccontarmi un po' che fai? Allora, noi abbiamo due brand e sono tutte e due, questi due della stessa proprietà. Okay. Stampiamo in live. Se c'hai 5 minuti ti faccio il content mentre stampiamo. Vai, vai. Va buono? Va bene. Vai. Ci va a vedere in live mentre stampano le felpe. Qui mandi il comando? Qua sì, è tutto a controllo. Ah, ok, da computer. Ma cos'è che sta facendo? Sta ritagliando, non si vede, ma qua sotto c'è una lama. Sta ritagliando la grafia e poi noi manualmente gli andiamo a levare il negativo. Dopo, non ho capito niente. Dopo tutto. Ok. Mi sento altamente stupido in questo momento. Non è vero. Poi. Sento il calore da qua. 130 gradi. Ah, grazie bello. Cos'è? Per te, bro. L'avevo già visto prima. Che grandi. Veramente numeri uno. Questo è un pezzerino di quel brand qua, un pezzerino di questo brand qua. Next Stand, Premium Shop. Cos'è questo? Jeans di Burberry, madò che belli. Poi qui cosa abbiamo? Delle bellissime panda. Sono anche il tuo numero, no? No, no. Tutte le panda che vedi. Raga, abbiamo una fissa con le panda, dobbiamo avere. Cioè ce le hanno tutti tranne noi, quindi cioè. Queste qua sono quelle che ho vinto ma che non ho ritirato da Off-White perché mi hanno fatto arrabbiare durante la raffle. E Fede ha detto no. E quindi me le ho ritirate. Facciamo un mini flex? C'è un mini flex. Oh, che cosa abbiamo? Madò, questa qua la vorrei troppo. La box logo di Coast. Oh, queste Easy Slide ce le ho, ma mi sono scomodissime. A parte che ho dovuto prendere un numero e mezzo in più perché mi stavano piccole. Le foam runner le vorrei troppo per quest'estate. Ti faccio un pensierino. Secondo me ci stanno. Ma hai detto che ti facevano schifo. No, sto cambiando idea. Sotto lui che sta scrivendo c'è una box logo di Burberry. Bellissimo. Regalare una maglia? Sì, certo. Facciamo tutto 100% made in Italy. 245 grammi di cotone,
Ma qui siamo tutto sulla qualità, tutte tinte in capo, si sente. Serigrafia. Ho cercato di rapportare la società di oggi a una grafia su t-shirt. Bravi che fate le cose anche per le ragazze, perché grazie mille ragazzi. Oh, questo è uno stand nuovo, non l'ho mai visto, ok, particolare. Dici che sono usate? Sì, hai ragione. Però comunque io sono super pro a comprare sneakers usate ma in ottime condizioni. Cioè, Dio, non l'ho mai fatto, però ci starebbe. Piccola gag, un giorno siamo andati in un negozio tipo a Milano che vendeva Easy. Entriamo, gli chiedo quelle Easy, che costano boh 300 euro, e lui ignorantissimo mi fa, queste cose costano sulle 1000 euro, non so se ti conviene comprarle. Non so se ti conviene provarle. Io tipo, bro, non costano 1000 euro quelle scarpe. Queste Bape. Oh, raga, io non le ho mai viste, ma sono particolarissime. Ci sono delle giacche da moto, hit. Loro le ho fatte vedere tipo 40 volte nei miei video, quindi passiamo veloce, però fanno questi portachiavi fighissimi con le sneakers. Se passate di qua ve li consiglio assolutamente. Ah, questo è lo stand di Space 23, giusto? Facciamo un giveaway di queste due scarpe. Dovete solo compilare questo qua. Io vi darò un bigliettino col vostro nome e poi alle 15 ci sarà l'estrazione. Ma è a pagamento? Ma dai, allora facciamolo, magari vinciamo. Voilà, next stand. Ciao raga. Abbiamo visto il tuo video 2 giorni fa. Sì. Noi nasciamo come azienda CBD, di consegne a domicilio. Figo. Abbiamo incorporato col servizio delivery che effettuiamo già su Torino, Cuneo e provincia un servizio sia di restauro sneakers, okay. Quindi facciamo un cleaning service a un restauro completo e in più resell. Fine giornata le vedo restaurate. Voilà, vai, prendi tutto. Next stand. Quali fate quei jeans? Questi jeans, allora, è un denim abbastanza leggero e questi sono in collaborazione con un tatuatore che si chiama Agosco. Infatti sembrano tatuaggi. Ok, non me ne vogliate, ma per adesso gli stand, quelli solo pieni di sneakers, li facciamo vedere un po' magari velocemente. Qui c'è delle UNC molto storiche, direi. Fighe queste Jordan 1 in Gore-Tex, hit. È il primo evento a Torino, però siamo nel mondo da un po' di anni. Siamo felici che sei arrivato anche a Torino. Fammi vedere qualche pezzo, figo. Dai, Chicago per Off-White. Due, perché una non bastava. Non basta mai. Può mancare la Travis e anche te. Un po' più usata, diciamo, però... Però sì, questa tavola di Burberry mi fa rosicare. Questa qua l'ho presa a Milano. Il raffle. Bellissimo. Da Off-White in store. Purtroppo sì, dopo qualche... No, da Nike. Sì, l'ho vinta il raffle. Purtroppo dopo qualche mese poi... Sì. Il problema delle 700 è che hanno un retail troppo alto, capito? Sono fighissime, però 300 euro per una scarpa a reselli pago, non a retail. Un sacco di sneakers anche di qua. Il problema è che qua c'è la musica col DJ fortissimo, il problema è che per i video è un po' un casino. Che matti sono loro, guardate che particolare questo stand. È un progetto che nasce per scherzo più o meno 2 anni fa, giusto? Sì, 2 anni fa. 2 anni fa ho finito il liceo. Sostanzialmente abbiamo abbattuto quelli che sono i muri un po' della stampa 3D. Ok, a che cosa servono esattamente? Allora, lo compri per poter portare sempre con te un profilo virtuale o una pagina internet. Quindi ti incontro per strada, voglio fare networking e ti dico scansiona questo. Bravissimo. Ok, figo. Che matti. La cosa dell'NFC è figa, non so se me la metterei nelle chiavi. E non so se per fare networking tirerei fuori un portachiavi. Siamo due ragazzi rivenditori multibrand, come puoi vedere. Marcello Burlon, la nuova collezione primavera-estate. GGDS, Palm Angels, Squared. Che cos'è? Questo è un trench Palm Angels che in pochi anni. Questo veramente è un pezzo figo. Unico. Molto da sfilata, devo dire. Questo è molto particolare. Il mio brand si chiama Edulis Warm. Tutta roba fatta praticamente a mano, artigianalmente. Questo è un puffer. È come questo qua. E questo è esatto, lo vedi ancora che è ancora da assemblare. È a metà della sua vita, diciamo. Foderato internamente. Tutte copelle queste. Avevo già fatto il video su di loro che fanno tipo i calchi delle suole e poi li mettono sulle t-shirt, quindi passiamo avanti. Anche loro li avevo già fatti vedere. Andiamo avanti, next stand. Jordan 1, Chicago, particolarissime. Che fanno addirittura dei tatuaggi. Incredibile. Quindi passi la giornata a tatuare la gente qui a tema sneakers. Sì, tutto il giorno. Tutto il giorno pieno. Figa l'idea, figo il concept, mi piace. Fighissime, quanto le pagate? 200. Onesto. Ok, pausetta pranzo perché siamo distrutti dal caldo. Siamo in piedi alle 7 del mattino, abbiamo una fame assurda. Quindi pizzetta, gentilmente offerta da Kikit. Come tutta questa giornata, infatti grazie ragazzi di supportare tutto ciò. Impressioni? Basta fermare Federico perché... No, posso dire una cosa? Fermate Federico e mi salutate, solo salutarmi. Perché io sono Giada e ci rimango malissimo. Cosa dovrebbero dirti? Ciao! Intanto mentre mangiavo ho trovato questo ragazzo che ha preso queste Jordan 3. Le pagate? Per
minimo 300 e mi ha fatto prezzo amico 280. Onesto. Ah, queste sono quelle del contest di Space 23. Ok, le stiamo vedendo, che non avremmo mai vinto, ci siamo anche iscritti. Abbiamo queste T, sono quasi tutte bianche, sì, sono tutte bianche, con questa scritta tipo Kick It, molto stile Off-White, devo dire, molto. Però le grafiche sono fighe, quindi andiamo avanti. Questo è uno stand Barilla, però c'è scritto Brilla, super italiano. Mentre siamo qua c'è il drop di queste magliette oversize. Come sta andando il drop? Abbiamo una community che risponde sempre. Avete appena droppato? Abbiamo droppato alle 11.00. Vediamo, speriamo. Mi ha detto che fate delle cose fighissime con le corde. Ma fate voi a mano? Sì. Beh, qui sta da Dio, devo dire. Sta meglio dell'originale. Ah, ecco, sembra quasi già anche un po' sporcato, tipo, l'effetto. Poi fate anche socks. Tutto tie-dye a mano, ricamato a mano, tutto. Bellissimo. Andiamo avanti, un altro bello stand pieno di sneakers. Scegliene una e te la regalo di questo stand. Ovviamente sto scherzando per il content, non te la regalerò mai. Stranamente, chi l'avrebbe mai detto? Se vuoi delle Air Force One ed essere particolare, direi che qui vai sul sicuro. C'è un ragazzo che ha appena ritirato le Dunk nuove, le sta, diciamo, assaporando in tutto e per tutto. Ci sono questi ragazzi che stanno facendo un workshop. Ci vuole manualità, direi. Altro workshop, questa in realtà è la Area Talk. Stanno parlando di sneakers tra nostalgia e innovazione. Stanno parlando delle solite Jordan, Dunk, che hanno tutti, e come si potrebbe iniziare ad innovare un po'. Mentre da quella parte è in corso un torneo di basket fighissimo. Oh, ma io lui lo conosco. Cos'è? In realtà questa è una collezione vecchia. Adesso stiamo per uscire con questa. Ma l'ho già sentito. Sì, forse mi avevate scritto proprio quella pagina del treno. Allora sì. Andiamo. Grazie, bello. Come ti chiami? Davide. Grazie, Davide. Ciao. Ah, vedi, queste qua sono le cose che dicevo. Io pagherei oro per avere una giacca così. Qua sono quelli che mi hanno mandato una maglia di Stussy. Bella, infatti ho detto, ma io loro li conosco. Ciao, tutto bene. Tra l'altro i prezzi sono più o meno sui 150-200 euro tutte queste jackets. Raga, loro brand numero uno, mi raccomando. Cioè, date un'occhiata, hanno anche un sacco di cose su Vinted, Depop, e sono fortissimi. 220 euro. Maniche in pelle? No, non credo, secondo me è ecopelle. È tipo una XXS, però figa la grafica. Ecco, tipo te andrebbe. Figa questa. Bellissima Dickies Supreme, questa qua è uscita un mese fa. Solo 200, beh, per una giacca non è male. Stupendi. Questi qua sono i camerini e c'è Giada dentro che si sta provando un paio di pantaloni. Un'incredibile successione di New Balance. Se dovessi sceglierne una di queste qua sarebbe questa, che è veramente esteticamente stupenda. Infatti costa 320 euro. Foam Runner sono stupende, forse la colorway più bella uscita fino adesso. Che tenere, mi fermano tutti, mi regalano cose, non so mai come ringraziare. Questa è uscita tipo ieri. C'è un altro stand molto figo che si chiama Hannibal Store Torino. Vediamo il processo di stampa. La lisciano, poi mettono questo sopra, devono fare questa passata di prodotto e si stampa sulla sacchetta. Bellissime. Next stand, un sacco di pezzi interessanti. Guardate come sono a rilievo. Veramente fighissime le grafiche che escono così tanto. Fighissime. Quanto le pagate? 200. Onesto. Ah, anche gioielli. Queste sono collanine, catenazze d'oro, hanno anche argento. Questa qua di perle è veramente fighissima. Per fede. No, ci dissociamo. Loro fanno borse super particolari con brand come Nike, Adidas, North Face e molti altri. Alessio Giffi, l'avevamo già incontrato. Facci vedere la magia. Da rosso col calore diventa bianco. Diamanti e oro. Fatto sempre da te. Sì, sempre sì. Mi ha gentilmente regalato questi shorts e questo cappellino che è clamoroso. Competizioni di basket per vincere le slide. Cioè, la cosa figa del Kick It è che non è solo sneakers, hype e cose del genere. Ci sono un sacco di brand emergenti. C'è sport, c'è musica, c'è cibo. Anche se qui nell'edizione di Torino meno che il solito. C'era solo il track di Domino's con la pizza. Infatti Giada non è contenta di questa cosa. Lui è Alessio, l'art director. No, stavo dicendo che Kick It non è solo scarpe costose, sneakers e resell, ma è proprio un momento di aggregazione. Sport, musica, cibo, cioè. Cultura di strada a 360 gradi. Esatto. Sta piovendo.
non so se si vede, però sta piovendo. Diciamo che loro hanno vinto qualsiasi cosa. Questa è la parte con i libri, questo qua è veramente storia, è quello di Stone Island, ci sono delle foto incredibili. Questo è The Ultimate Sneaker Book, che è veramente credo il libro più famoso per quanto riguarda il mercato delle sneakers. Finisce anche questa esperienza al Kick It, ormai non è più come la prima volta, le emozioni sono diverse, oggi mi avrete fermato in... non lo so raga, davvero centinaia di persone. Questo è un sacco pieno di cose, vestiti, brand che mi avete regalato. Amo questa community, amo la community delle sneakers, amo lo streetwear. Se volete restare aggiornati sulle cose che faccio, vestiti che prendo, fieri in cui vado, seguitemi su Instagram o su TikTok o dove volete. Fate quello che volete.